Avvocato Nicola Gaetano, quest'oggi ci troviamo qui e lei cordialmente ci ha concesso la possibilità di intervistarla in merito a dei fatti che sono accaduti nella giornata di ieri. Ieri lei è stato intervistato dal giornalista di Servizio Pubblico Sandro Ruotolo. L'intervista com'è andata? Ma è stata un'intervista molto cordiale con un giornalista di grande livello con cui ho avuto uno scambio di opinioni. Naturalmente, per le note vicende che ormai da giorni, da mesi sono sui giornali, naturalmente, si è limitata ai fatti noti perché ci sono dei fatti che sono coperti dal segreto istruttorio, non possono essere divulgati. L'ho fatto presente. Ho fatto anche presente che ho grande rispetto per la magistratura, per il suo lavoro, per la sua autonomia, la serenità di giudizio e quindi attendiamo serenamente l'esito di queste indagini. Naturalmente ci siamo lasciati molto cordialmente, mi ha fatto un'ottima impressione il dottor Ruoto, una persona di una grande professionalità. Successivamente però poi è successo qualcosa perché oggi i giornali parlano di un'aggressione che è avvenuta alle sue spalle. A quanto pare lei non ne sapeva nulla. No, assolutamente, io l'ho letto pure oggi sui giornali, non mi sono accorto assolutamente di nulla, quindi ritengo che si tratti di fatti completamente diversi e questioni che non hanno nessuna attinenza con la mia intervista e con i fatti attinenti alla mia intervista, insomma. Tra l'altro io conosco il collega, il giornalista Orofino da anni, ho espresso la mia solidarietà già sui giornali. Lo stimo da tempo, sinceramente non so quello che è avvenuto e perché è avvenuto. Solidarietà che il collega Orofino comunque questa mattina ha pubblicato, poi sul quotidiano è uscita. Sì, l'ho letto, ma l'ho letto anche io, sì. Ma non so perché sia avvenuto questo, né me ne sono accorto, neanche Ruotolo se ne è accorto, insomma, come lo stesso ha dichiarato sui giornali. Quindi diciamo ieri cordialmente era tutto concluso, poi quello che è successo è avulso dalla vostra performance di intervista. Sì, assolutamente, io non mi sono accorto poi di nulla. Siamo lasciati in maniera molto cordiale, neanche lui si è accorto di nulla. Io la ringrazio molto. Salve, buona giornata.